del secolo morente, sull'orizzonte cupo e desolato, si ascolta l'alba minacciosamente, beffata tu. Si ascolta l'alba minacciosamente, beffata tu. Il governo dei Rudini applica la tassa sul macinato. La rivolta operaia diventa concreta. Milano ha allora già un sindaco socialista. Il nipote del sindaco socialista guida una rivolta a Pavia. Le forze dell'ordine sparano e uccidono il figlio del sindaco. A Milano questa voce arriva e Milano, i milanesi, che sono tendenzialmente partecipanti delle cose politiche, iniziano a ribellarsi. Nello stesso giorno, al piccolo Eden, che c'è ancora lì davanti alla, al Castello Sforzesco, una delle prime grandi industrie d'Italia, la Pirelli, festeggia i suoi 25 anni. Filippo Turati partecipa al festeggiamento e fa un discorso prima di sollevamento che poi diventa un discorso pubblico dal balcone, in cui chiama tutti a fare una marcia verso la Pirelli, ma non contro, perché Giovan Battista Pirelli è una bravissima persona, è il primo laureato del Politecnico, cioè uno che ha un dialogo col mondo operaio che è assolutamente aperto. Fa la marcia verso la Pirelli. La Pirelli allora stava dove adesso c'è il grattacielo, cioè avendo venduto il grattacielo, hanno fatto il grattacielo, hanno venduto il terreno per fare la stazione centrale, sono andati a stare dove, alla Bicocca, ma allora la Pirelli stava lì. Decidono con Filippo Turati questa marcia verso la Pirelli. A Milano c'è un autentico coglione, scusate il termine scientifico e storico, che si chiama Bava Beccaris. Bava Beccaris spera di fare carriera e ha un buon rapporto con la bella Rosin, cioè con la fidanzata del re. La sente ogni tanto, lei sta a Monza, c'era un'uscita speciale per lei, la sente ogni tanto a Monza e dice: qui bisogna farmi la figura, bisogna che si intervenga. Senza sentire il governo, anche perché il telefono e il telefonino allora non c'erano, decide un intervento forte sperando che il presidente del Consiglio dei Rudini li dia retta. Forma, blocca il corteo, si formano le barricate, sparano, 300 morti, più una quantità infinita di feriti. Le cannonate di Bava Beccaris formeranno negli anni la vera storia dell'Italia socialista successiva. Cioè la classe operaia, come sensazione di appartenenza ad un unico movimento storico, si forma proprio nel suo sentimento di fondo in quelle cannonate lì. A tal punto che il più snob di tutti, oggi lo chiameremo, scusate il termine, il più fighetta di tutti, è un signore, un poeta che sta in Parlamento, che è Gabriele D'Annunzio. E Gabriele D'Annunzio, che stava, era stato eletto nella destra, Gabriele D'Annunzio si alza, sentita la notizia, fa un lunghissimo discorso contro il governo e lancia questa sfida, dice: vado verso la vita, abbandona i banchi di destra e passa sui banchi di sinistra e il governo crolla. Uno dei gesti più teatrali della storia politica occidentale, cioè pura italianità concentrata, però pura italianità ad un livello formidabile. Con quel momento lì cambia la storia del nostro paese. E siamo negli anni finali dell'Ottocento, cioè in fondo siamo 3 anni prima del dipinto. Questo è il motivo che rende questo dipinto particolarmente importante, perché Pellizza è anarchico, è alternativo e appartiene ad una scuola estetica che è in realtà la mutazione più profonda che avviene nella storia dell'arte dagli anni dei Macchiaioli, quando a Milano si forma il primo gruppo degli alternativi totali, una mostra fatta nell'87 nella quale addirittura c'è uno che fa dipingere un quadro con la coda di un asino per dimostrare che l'arte la può fare chiunque. C'è una mostra che avrà un successo enorme. Lì si fondano loro fra di loro e nasce un gruppo che diventerà gruppo storico, quello dei divisionisti. Pellizza ne fa parte con l'animo anarchico profondo. L'ha presa la notizia, vissuto il mondo nel quale vive, si mette lì e compone questo dipinto. Per lui diventa il quadro dell'identità di un'Italia nuova. E questa Italia nuova è quella che avrà poi tutte le sue contorsioni, tutte le sue patologie, tutte le sue ansie. Andrà da un lato a generare dai fasci operai, andrà a generare la rivolta di San Sepolcro qua vicino e la mutazione successiva dell'Italia, quella del 22.
però sarà anche tale da formare in ambito milanese una tale volontà partecipativa che nel 1920 il Consiglio Comunale di Milano decide di comprarlo il quadro. Fa una colletta, non lo fa per acquisto diretto, fa una colletta cittadina, compra il quadro e lo espone al castello. Siamo pronti a sul selciato d'ogni via, spettri macabri del momento estremo, sul labbro il nome santo d'anarchia, insorgeremo. Sul labbro il nome santo d'anarchia, insorgeremo. Ma in questo dipinto si ritrovano quindi una serie di valori tutti sommati. L'idea del grande riscatto sociale, che è quella dell'inizio del secolo, quell'Italia di Grintalì è quella che porterà poi Milano ad essere uno dei centri veri d'Europa. L'emancipazione, la capacità di rivolta, l'organizzazione della classe operaia, una nuova industria crescente e l'idea che tutto ciò serva a costituire il primo rapporto regolare fra un luogo che era isolato nell'ambito austro-ungarico a diventare un luogo d'Europa. Col 1906 Marinetti andrà a Parigi, Ungaretti andranno a Parigi, fra pochi anni dopo arriveranno le parigine a ballare la Java in Galleria Vittorio Emanuele e nascerà quella folgorante conseguenza anche da un punto di vista estetico di questa pittura che è il futurismo. E noi cadremo in un fulgor di gloria. Spunterà la nuova storia dell'anarchia. Dal sangue spunterà la nuova storia.